Questo programma è offerto da . 23 marzo 2014, buona domenica ai nostri telespettatori e benvenuti al VG8 7 giorni, contenitore di informazione di quelli che sono i servizi più importanti della settimana. Lunedì 17 marzo a Carini, cani avvelenati, istituita una taglia contro l'avvelenatore. Durante la settimana anche a Monreale sono stati ritrovati altri cani avvelenati, un altro perfino con un sacco in testa, mentre martedì 18 marzo a Lampedusa la Marina Militare ha soccorso 596 migranti, ma guardiamo insieme i servizi. Carini, cani avvelenati, istituita taglia contro avvelenatore. Continua a crescere il numero delle vittime a quattro zampe uccisi dalla crudeltà dell'uomo. Sono 15 i corpicini dei cani morti per avvelenamento che sono stati ritrovati negli ultimi giorni nelle campagne di Carini. Sono sempre più frequenti all'interno della provincia palermitana i massacri di piccoli randagi innocenti. Per questo motivo l'Associazione Italiana Difesa Animale ed Ambiente ha deciso di dire basta a tutto questo, mettendo una taglia di 5.000 euro a chiunque fornisca le informazioni necessarie ed utili ad individuare il colpevole o i colpevoli di tanto orrore. Lampedusa, soccorsi 596 migranti dalla Marina Militare. Attraverso gli interventi a sud di Lampedusa da parte della Marina Militare sono stati soccorsi 596 migranti, tra cui 103 donne e 62 minori. Nella fregata Graciale sono state impegnate la covetta Spinge e il pattugliatore Cigola Fulgosi. Dopo l'avvistamento da parte di un Predator nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, tutti i migranti sono stati fatti salire a bordo della nave San Giusto per giungere ad un porto ancora di identità sconosciuta. Gela, raffineria in fiamme. Un incendio di grandi proporzioni è divampato nel settore Coking 1 della raffineria Eni di Gela, in Contrada Piana del Signore. Un denso fumo nero, visibile a più di 2 km di distanza, si è innalzato nella zona 7 nord della raffineria, che si occupa della raffinazione primaria del petrolio. Subito è scattato il piano d'emergenza durante il quale sono intervenuti i vigili del fuoco dell'azienda. Il fumo però ha creato panico tra i residenti della zona. Sono ancora sconosciute le cause che hanno fatto divampare il rogo, fortunatamente non sono stati segnalati feriti. L'incendio sembra essere sotto controllo, lo ha dichiarato l'azienda poche ore dopo. Le fiamme hanno rallentato la produzione, la raffineria sta continuando regolarmente la produzione, anche se con una sola delle tre linee a disposizione. Palermo. Ieri è la costituzione delle parti civili del procedimento Nuovo Mandamento. Ieri mattina, presso l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, si è celebrata l'udienza del procedimento denominato Nuovo Mandamento. È stata richiesta la costituzione di parte civile dei soggetti, enti, associazioni e consorzi che sono portatori di un interesse legittimo della Costituzione. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi.
Ben rientrati in studio, adesso una notizia di cui non vorremmo mai parlare. Mercoledì 19 marzo ad Altavilla Milicia abusi sessuali su un minore. L'anziano è stato arrestato. Mentre giovedì 20 marzo a Bagheria arrestati due giovani sorpresi a rubare materiale edile. Guardiamo i servizi. Altavilla, abusi sessuali consumati su un minore. Una storia sconcertante è avvenuta nel paese di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Un minore ha subito molestie sessuali da parte di un bracciante agricolo di 64 anni, abitante del paese. Il ragazzino, vittima della violenza, avrebbe raccontato tutto alla madre. Pare che questo signore avrebbe avvicinato il ragazzo più volte presso il Belvedere di Altavilla Milicia, luogo di aggregazione frequentato da anziani e ragazzi. Dopo aver conquistato la sua fiducia, l'uomo avrebbe poi abusato del ragazzo nei bagni pubblici limitrofi. La madre, dopo settimane di silenzio, ha poi deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri. Le indagini hanno portato all'arresto del pedofilo con l'accusa di violenza sessuale. Psicologi ed assistenti sociali stanno aiutando il ragazzo, il quale ha descritto, nei minimi particolari, le violenze subite. Bagheria. Arrestati due giovani sorpresi a rubare materiale edile. Nel pomeriggio di ieri, in via vicinale Parisi 2 a Bagheria, il personale del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia Carabinieri traeva in arresto in flagranza di reato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso Campani Antonio, classe 1991, e Salerno Ivan, classe 1991, entrambi bagheresi. Gli arresti effettuati dai militari arrivano dopo una serie di denunce di furto perpetrati all'interno del deposito edile della cooperativa La Sicilia, sito nella via vicina alle Parisi 2. Infatti i carabinieri, che da tempo tenevano d'occhio la zona, hanno sorpreso i due mentre tentavano di asportare diverse ringhiere in ferro per balconi, le quali erano state già accantonate vicino al ciclomotore Ape Piaggio di proprietà del Campani. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L'autorità giudiziaria, PM di turno presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, dottoressa Pavan, disponeva la traduzione degli arrestati presso le rispettive abitazioni, il regime degli arresti domiciliari e il processo corrido direttissimo nella giornata odierna presso il Tribunale di Termini Imerese, all'esito del quale, convalidato l'arresto, venivano condannati all'obbligo di firma. Misilmeri. Vandalismo. Carrello della spesa sulla Fontana Nuova. Atto di vandalismo a Misilmeri. Vittima la Fontana Nuova di Piazza Cosmo Guastella. I cittadini misilmeresi hanno fatto l'amara scoperta ieri mattina quando nella parte più alta della fontana hanno intravisto un carrello della spesa con all'interno sacchetti di spazzatura. Ad aggravare l'atto di vandalismo, nella parte inferiore si può tristemente notare la situazione di abbandono in cui si trova l'opera. Brancaccio, furto di rame. Agenti della Polizia di Stato, appartenenti al commissariato di Brancaccio, hanno arrestato quattro malviventi responsabili con l'accusa di furto aggravato in concorso. Quello sventato dai poliziotti è stato un vero e proprio saccheggio in una struttura dismessa, in passato adibita a centro di smistamento postale. I quattro malviventi si erano creati un varco nella recinzione e da lì si erano intrufolati nella struttura in via Giuseppe Cirincione per fare razzia di tubi metallici e rame. La struttura non è nuova ad avvenimenti del genere. Già in passato le forze dell'ordine avevano avuto a che fare con reati simili, dato che la struttura versava in stato di abbandono ed era situata inoltre in una zona isolata. Questa la ricostruzione della polizia. I quattro, alla vista dei poliziotti in borghese, li avevano scambiati per compagni d'arte in furti e li avevano pregati di attendere pazientemente il loro turno perché, tanto, di ferro e rame ce n'era a volontà. I quattro, in seguito, sono stati bloccati dai poliziotti, che hanno scoperto anche che nelle vicinanze vi era una moto Ape già parzialmente caricata di materiale ferroso. I quattro sono stati poi tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Santa Flavia, villetta completamente saccheggiata. Villetta completamente saccheggiata a Santa Flavia. Il proprietario, un uomo di 50 anni, utilizzava l'abitazione solo durante la stagione estiva. L'uomo, dopo aver fatto l'amara scoperta, ha subito chiamato la polizia. I ladri hanno rubato di tutto: la cucina, i mobili, gli elettrodomestici, alcuni vestiti e due stufe, tra cui una in legno. Sull'episodio indaga la polizia. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale
Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacria News24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ritorniamo in studio, adesso una notizia di venerdì 21 marzo in cui a Palermo sono stati scoperti ben 100 kg di sigarette di contrabbando. Mentre sabato, una notizia molto importante che arriva da Bagheria, dopo circa 12 ore di consiglio comunale, la mozione di sfiducia verso il sindaco Lomeo è passata e quindi il sindaco Lomeo non è più sindaco. Guardiamo adesso i dettagli. Termini Merese, scoperte sigarette di contrabbando. La Guardia di Finanza ha arrestato due persone, un palermitano e un tunisino, con l'accusa di contrabbando. I due uomini sono stati fermati nel porto di Termini, mentre viaggiavano a bordo di un'auto in cui c'erano 100 kg di sigarette estere senza contrassegni dei monopoli di Stato. Dall'inizio dell'anno sono circa 64 i tunisini denunciati perché trovati in possesso di 610 kg di sigarette di contrabbando. Bagheria. Lomeo non è più sindaco, passa la mozione di sfiducia. Dopo una lunga seduta alle 21.30, il Consiglio Comunale di Bagheria ha votato favorevolmente la sfiducia al sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo. 20 i voti favorevoli alla sfiducia, 6 i contrari, 4 gli assenti. La mozione è stata votata favorevolmente da Antonio Arena, Giovanni Amari, Rosario Giammanco, Pietro Aiello, Daniele Vella, Emanuele Tornatore, Antonino Maggiore, Gino Di Stefano, Mimmo Di Stefano, Domenico Prestigiacomo, Antonio Passerello, Maria Grazia Locascio, Maurizio Logalbo, Pietro Pagano, Francesco Currado, Filippo Maggiore, Angelo Puleo, Marco Sciortino e Pietro Di Quarto. Hanno votato contro la mozione Giacomo Raspante, Gaetano Dagati, Antonio Scaduto, Caterina Vigilia, Paolo Amoroso. Assenti alla votazione Antonio Chiello, Michele D'Amato, Antonio Prestigiacomo e Nino Lacorte. Io non so quello che è meglio per la città. L'assenza di una guida è comunque un danno. Il peggior sindaco è sicuramente migliore di qualsiasi commissario, ha detto il sindaco Lomeo prima di uscire dall'aula poco prima del voto. È una sconfitta per tutti. Voglio comunque ringraziare tutti voi consiglieri, anche se con alcune critiche si è scesi molto sul personale. Siamo qui tutti per fare politica con onestà e dedizione. Voglio ringraziare i collaboratori, in particolare l'assessore Mineo. Lomeo, dopo aver ringraziato anche il segretario generale e i dirigenti, ha lasciato l'aula prima del voto, stringendo la mano a tutti i consiglieri. Palermo, sport contro il cancro. Facciamo muro contro il cancro. È il tema della giornata di sport e legalità di domani 23 marzo al centro Don Orione. Dalle associazioni Football Club Antimafia e la Freccia di Abaris, in collaborazione con la LILT, sezione Palermo, per celebrare la 13ª settimana della prevenzione oncologica. Il programma si dividerà in due momenti, uno dedicato ai giovani, l'altro agli over 30. A partire dalle 10.30, i ragazzi del liceo linguistico Ninni Cassarà e la squadra del GDS Don Orione disputeranno la prima partita. Alle 11.30 verrà offerto pane e olio, ricordando la virtù della dieta mediterranea. Seguirà l'incontro tra la squadra della LILT e della Football Club Antimafia. Sarà inoltre presentata la collezione La donna e le città trasparenti di Angela Di Blasi, il cui progetto Rebag di ADB ispirate percorsi narrativi di Italo Calvino. Manufatti che si potranno trovare tutte le mattine dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 del martedì. E durante il torneo di Burraco, in programma venerdì 27 al Circolo Sottufficiali di Palermo. Il ricavato della loro vendita aiuterà ad acquistare gli strumenti utili nella lotta all'obesità. La manifestazione, aperta al pubblico, è totalmente gratuita, in conclusione della settimana della prevenzione oncologica. Alla sua realizzazione contribuiscono diverse associazioni.
Bagheria, casting per l'evento culturale Il Giardino Ritrovato. L'assessore allo spettacolo Massimo Mineo informa che mercoledì 26 marzo alle ore 16 presso la cappella di Villa San Cataldo si terranno le selezioni per la formazione del casting per un evento culturale in ambiti del Settecento inserito all'interno del programma di manifestazioni che si terranno nei giorni 11, 12 e 13 aprile, organizzato dall'associazione Cultura Lab con il patrocinio del Comune. Le adesioni devono pervenire alla email maiacataldo@inwind.it entro e non oltre il 25 marzo. I minorenni interessati dovranno presentare l'autorizzazione dei genitori. Siamo giunti al termine del VG8 7 giorni, contenitore di quella che è l'informazione più importante della settimana. Potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming attraverso il sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Vi ringrazio per la preferenza, vi auguro una buona domenica e alla prossima settimana. Adesso il meteo. Questo programma è stato offerto da Saluto amici ed amiche di ilmeteo.it, previsione per lunedì 24 marzo 2014, tempo compromesso su tutta la penisola ancora per l'azione di Artemide che porta ancora piogge temporali al centro, al sud e al nord-est. Ecco il dettaglio: al nord cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse e locali temporali anche al nord-est, sarà più asciutto con occasionali schiarite soleggiate al nord-ovest, al centro piogge diffuse su tutte le regioni, alternate a schiarite in Sardegna e più deboli queste piogge sui versanti adriatici, neve sugli Appennini a quote basse, migliora dal pomeriggio in serata con delle schiarite a partire dalla Toscana verso il resto delle regioni. Raggiungiamo le regioni meridionali appunto dove il tempo risulterà molto piovoso e temporalesco, specie sulle regioni tirreniche di Campania e Calabria, in questo caso anche fino a sera. Altrove sarà parzialmente nuvoloso con piogge alternate a schiarite, più soleggiata, vedete la Sicilia, neve sulle Alpi di nord-est sopra i 400-500 metri, in Appennino sopra i 500-700 metri, venti inizialmente occidentali, moderati o forti, poi tendono a girare dai quadranti nord-occidentali, minime in deciso calo con 3-8 gradi al nord e al centro fino a 11 gradi al sud, di giorno sarà fresco ovunque con i suoi 10-14 gradi al nord e al centro fino a 16 gradi invece al sud. Carissimi, la previsione termina qui. Il ciclone Artemide dovrebbe esaurirsi in questa giornata. Seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao!